chiave per leggere l'esperienza di Don Angelo io la trovo in una composizione. Non so, ecco, se noi avremo modo di ascoltarla, ma in queste composizioni che egli ha fatto dopo il 1963 ce n'è una intitolata Grazie Signore. E oltre il titolo tematico c'è l'indicazione, direi, formale. C'è scritto finale. E nella seconda strofe di questa composizione dice: questa messa, parla della messa, la portiamo nella vita. Ecco, io credo che è possibile rileggere la vita di Don Angelo dicendo questo Grazie Signore, perché ha portato nella vita, quella dei suoi anni, ma anche quella della eternità, questo elemento profondo di gratitudine, di riconoscenza. E proprio quel 7 maggio del 1980 questo grazie passò dal tempo all'eternità. E allora mi è tornato in mente, scorrendo questa composizione, la conclusione di un romanzo di Gilbert Sestron, che termina, parlando della vita aggrovigliata di molti preti nella Francia degli anni 44-45, termina dicendo Ite missa est, allora era in latino la messa, cioè la messa è compiuta, perché proprio in questo canto noi sentiamo, lui l'ha intitolato Grazie Signore e poi la caratterizzazione finale, quindi anche quasi a dire la pienezza di una esperienza che non è solo artistica ma anche profondamente esistenziale, in cui conclude il suo cammino. Questo compimento è la pienezza del suo vivere, consegnato negli anni 77 della sua esistenza, ma per sempre nelle mani di Dio. Se questa è la chiave con cui potremmo rileggere la sua vicenda, qual è il rigo musicale su cui egli è scritto? Ecco, come è stato detto, era molto legato a Rieti, molto legato alla sua parrocchia, molto legato alla diocesi. E Don Angelo non è uscito da questo orizzonte. Ma dentro questo orizzonte sarebbe bello ripercorrere, ecco, il tessuto relazionale che lo ha caratterizzato e il contesto ecclesiale. Aveva un gruppo notevole di amici di riferimento, e a me piacerebbe, visto che parliamo di memoria di Don Angelo, farne memoria. Non posso non ricordare alcuni amici che stavano a Roma, ecco, Monsignor Romani, Cattani, Sevi, con i quali, ecco, si incontrava, ma anche il gruppo reatino che a noi giovani, ecco, faceva colpo vedere in questa densità di relazione, nel parlare, nell'incontrarsi, anche nel vederli nelle loro, direi, passeggiate. E non posso non ricordare, alcuni di voi lo hanno conosciuto, immagino, un reatino che poi fu vescovo di Fabriano, Monsignor Lucio Crescenzi, ecco, rettore del seminario, e quindi Crescenzi, Monsignor Emilio De Santis e Dollino, Don Bruno Bandini,
e Don Antonio Riposati e Don Benedetto, che erano i punti di riferimento amicale, ecco, di quel tessuto che si svolgeva all'interno della realtà reatina, in un quadro pastorale ancora più ampio delle parrocchie di allora. E mi sarebbe grato poter ricordare tutti, ecco, da tuo predecessore Monsignor Firmi, che si chiamava anche Luigi, ecco, e poi al Borgo e Monsignor Francesconi, e poi intorno, ecco, Villa Reatina, prima Don Olivieri e poi Don Mario Laureli, fino a Don Giusto Vittorio a Santa Barbara e Don Raccagni all'inizio di quella esperienza che fu la Madonna del Cuore, e così di seguito Monsignor Bragoni, vicario generale, che poi parroco anche, oltre che prima a San Donato, a Regina Pacis. E potremmo allargare qui i riferimenti, e forse voi che siete qui, giovani e meno giovani, molti di questi li avete ricordati e li avete conosciuti, ecco, con Don Angelo e la conoscenza con Don Giovanni Teodori, con Don Lino Marcelli e così di seguito, a cui, ecco, sono stati anche consegnati quando è morto alcune delle composizioni di carattere musicale che potrebbero essere utilmente ancora riesplorate. Ma insieme a questi, nell'ambito della sua parrocchia, i legami con le comunità religiose, penso alle Benedettine di Via Garibaldi, al monastero, poi hanno chiuso l'attività che si teneva lì in San Benedetto, alle monache di San Fabiano, ai padri Cappuccini, con cui era in relazione frequente, e così di questo passo. Cioè un uomo che dentro il tessuto non si è arroccato o sequestrato nell'ambito della realtà parrocchiale che pure intensamente amava, ma ha conservato questa relazionalità ampia che costituisce, ecco, come nel dettato musicale, il rigo su cui poi si scrive è tutta una esistenza. E mi piacerebbe ricordare anche i rapporti con i vescovi. Lui ha conosciuto 6 dei vescovi, da Monsignor Rinaldi, Monsignor Migliolini, e poi Baratta, Cavanna, Travalzini e Amadio, sotto cui questo episcopato nell'80, egli ha chiuso la sua esistenza. Ecco, in questo contesto, chi lo ha conosciuto, e io fino alla sua morte sono stato per almeno questi 20 anni, 60 e 70, in contatto con lui, non può che ricordarlo come una persona serena e saggia in tutti gli incontri e in tutti i momenti della realtà pastorale, metodico e prudente. Don Angelo non è stato mai né, direi, succube di emozionalità improvvise né di imprudenze, e capace di grande collaborazione e di intenso servizio, la collaborazione aperta a tutti e l'accoglienza che non viene negata a nessuno. Dentro questo rico musicale, Don Angelo ha realizzato la sua esistenza, e allora ecco quello che a me piacerebbe ricordare come le note del suo canto. E al di là dei 15 canti che sono ricordati in questo testo che è consegnato al grande amico e maestro Tiberti, lui ha composto soprattutto il canto della sua vita, e lo vorrei ricordare così. E allora ricordo 7 note, 7, che sono 3 ispirazioni che costituiscono l'ossatura della spiritualità di Don Angelo.
tre ambiti nei quali ha particolarmente profuso la sua attività, la sua attenzione e la sua ricchezza interiore, e poi una nota che ne riassume tante, che conclude ed è la settima. Le schematizzo così, perché sennò il discorso si farebbe troppo complesso. Le tre ispirazioni sono la fede, la musica e la comunicazione. Don Angelo è stato un uomo di fede, è stato un sacerdote fedele ed è stato un maestro coerente, e qui bisognerebbe riflettere sulla sua esperienza liturgica, sulla sua testimonianza di vita e sulla sua carità, un aspetto non noto ai più, ma denso e soprattutto sempre presente nella sua attività pastorale. La fede. C'è un'altra ispirazione però che non è stata mai disgiunta da questa sua interiorità, ed è la musica. Non sto qui ad entrare nel merito, perché lo farà Alessandro, ma Sant'Agostino dice: cantare amantis est, cantare proprio di chi ama. Ed ecco allora questa pienezza del cuore che si esprime nel canto, ecco questo fascino della bellezza che vede nella musica, ed ecco questa sovrabbondanza di gioia che, se evidentemente questo i competenti valgono a leggerlo in maniera più intensa, questa sovrabbondanza di gioia che promana dalla sua musica. E a questo riguardo una citazione. Nel 1963 dal Concilio venne pubblicata il primo documento, Sacrosanctum Concilium, sulla riforma della liturgia. E nel numero 112 si parla della musica sacra. Questa musica viene definita un patrimonio di inestimabile valore, viene detto che il canto sacro è un compito ministeriale, cioè il canto non è un elemento superfluo o aggiuntivo, ma fa parte della ministerialità della liturgia. È un'acquisizione molto forte, molto bella, e che, nonostante che siano passati 50 anni, ancora stenta ad entrare. Ecco perché la liturgia festiva, la liturgia domenicale, non può né deve, ecco, fare a meno del canto. E questo va fatto però come vera arte. Ed è il Concilio che usa queste parole. E nel numero 121 si rivolge ai compositori, perché questa realtà inestimabile di un patrimonio, perché questa funzione ministeriale, perché questo culto dell'arte, arte musicale, bellezza della solennità liturgica, venga tenuta presente. E qui Don Angelo ha fatto il grande passaggio, perché lui, educato nella musica, che evidentemente con un diploma del 1927 era una musica Enoch, Gregoriano e tutto il resto, il grande passaggio per poter far sì che le celebrazioni liturgiche, anche nella lingua corrente, non smettessero la dignità, la solennità, la bellezza della musica sacra, conservandone le sue caratteristiche. E quello che noi abbiamo, non solo nei canti della messa, ma nelle composizioni, io non entro a esprimere dei giudizi professionali, ecco, evidentemente stanno a testimoniarlo con grande, direi, ricchezza. E questa sua
direi cura, lo portava per esempio ad una grande devozione a San Pio X, che aveva fortemente rinnovato la dimensione e della liturgia in genere e del canto sacro. La fede, la musica, la comunicazione. Uso questa terminologia per raccogliere un altro stimolo che venne dal Concilio. In quel 1963, e proprio il 4 dicembre, quindi giorno di Santa Barbara, il Concilio approvò un altro documento, oltre la Sacrosantum Concilium, e che è l'Inter Mirifica, cioè il testo che parla della comunicazione sociale. E Don Angelo su questo, per la nostra realtà readina, è stato non solo un protagonista, ma un maestro. Pensiamo alla voce, a Venire, e a un giornaletto, quattro foglietti a cui era molto legato questa espressione di comunicazione al seminario, fogliettino intitolato La Squilla, in cui si divertiva molto con la bellezza del suo scrivere, ma anche con la vivacità delle sue osservazioni, a farne un documento squillante, proprio come il titolo stesso dice. E qui non sto io a fare lunghe elencazioni, anche sul piano diocesano, il bollettino diocesano da lui guidato era un bollettino in cui ciò che era chiamato a divenire storia della nostra realtà readina veniva puntualmente, ecco, proposto non solo alla memoria dei posteri, ma anche all'incoraggiamento per il cammino da compiere. E qui ebbe dei validi collaboratori, mi è caro ricordare sia Don Giovanni Benisio come anche Luciano Martini, soprattutto nell'ambito della voce. Ma su questo si potrebbe riesplorare tutto il patrimonio archivistico che noi abbiamo per vedere quanto intensa è stata la forza comunicativa di Don Angelo. Ed io non entro a dire oltre. Ma accanto a queste tre alte ispirazioni, musica, fede, musica e comunicazione, a me pare utile ricordare anche gli ambiti dove questo ministero si è svolto, e ne indico tre, le altre tre nodi, che sono la parrocchia, il seminario e la scuola. La parrocchia, abbiamo ricordato i suoi 7 anni di viceparroco a San Giuseppe in Sant'Agostino e poi gli anni dal 33 all'80 a Sant'Eusanio. Ho già detto prima la sua casa, la sua famiglia, mi verrebbe da dire, ecco, il suo cuore. E quando Monsignor Cavanna, io allora ero segretario del Vescovo, ecco, ebbe l'intenzione di volerlo vicario generale, Don Angelo declinò la proposta. Perché? Perché il suo attaccamento alla realtà parrocchiale e al suo lavoro, chiamiamolo così, di base, era profondamente radicato nella sua anima e nel suo cuore. Ed ecco che allora noi qui dovremmo nella parrocchia fare un quadro molto vasto, e dirò poi qualcosa, perché nella parrocchia di Sant'Eusanio Don Angelo aveva il tutto di un quadro pastorale. Oltre al dato liturgico, catechetico, musicale, pensiamo alle attività anche di carattere sociale, ce n'ero poi. Abbiamo per esempio un circolo Acri stupendo, abbiamo gli scout, abbiamo l'Azione Cattolica, ci sono, ecco, io lo ricorderò sempre, c'è stata anche una scuola di taglio e cucito che aveva promosso proprio per l'ambiente, direi, che in quella realtà territoriale di Porta d'Arce si rendeva
particolarmente utile per promuovere anche le attività sociali, senza dimenticare l'unità, i viaggi a Lourdes, e potremmo su questo continuare. Ma la parrocchia è stato il cuore della sua profonda attività. E io qui ricordo quando promuoveva per tutta la città, oltre che per la sua parrocchia, per esempio la novena dell'Immacolata. E oggi noi facciamo un po' fatica, ma gli incontri nella novena dell'Immacolata, e siamo a dicembre, si tenevano alle 5:30 del mattino, e la chiesa di Sant'Eusalia era cremita di ragazze che poi andavano nelle loro attività di commesse o di altri momenti di carattere diverso. La parrocchia, il cuore del suo impegno, ma insieme alla parrocchia ce ne sono altri due, il seminario e la scuola, che mi piace ricordare. Ecco, c'è Monsignore Vescovo, prego, venga eccellenza. Non è facile per noi oggi, forse non abbiamo diretta esperienza di questa realtà nel cuore della comunità nostra, cogliere l'affetto, la dedizione che Don Angelo Fasciolo ha avuto per il nostro seminario, oltre il giornalino, la Squilla, cui facciamo memoria, ma gli incontri, il gruppo dell'associazione per la promozione vocazionale, e così anche numerose altre iniziative, non solo sul campo direi strettamente cittadino, ma su quello della intera diocesi. E credo che su questo dovremmo fare una grande memoria, perché qui aveva promosso e creato, insieme con il rettore, con i vice rettori che ci sono stati, mi piace ricordare, ecco, Don Vincenzo Santori, Don Mario Laureli, Don Lino Rocai, ecco, Don Giorgio Cavallari, che hanno collaborato con lui in questa opera. E noi sappiamo quanto importante nel cambio proprio culturale che c'è stato negli anni 60 e 70 tutto questo fosse rilevante. Ma insieme al seminario, la scuola. Don Angelo è stato un educatore, un insegnante. Ha insegnato in seminario, insegnava lettere, ma ha insegnato presso l'istituto magistrale, e credo che molte, per diversi anni, poi sostituito da Don Giovanni Benisio, molte delle maestre del nostro territorio lo ricordino come insegnante. Un insegnante molto attento, acuto, preparato, ma esigente anche, molto esigente. Credo che molti lo ricordino con la sua puntualità, anche perché negli istituti magistrali di allora l'insegnamento della religione, soprattutto nelle classi terza e quarta, comportava 2 ore di insegnamento, perché veniva insegnata la didattica della religione, 7 maestre che poi nel loro compito, come allora era organizzata la scuola, avevano anche il compito specifico di un insegnamento religioso. Non ne voglio dilungarmi di più, ma vorrei a queste 6 note aggiungerne un'altra, molto bella, e che soprattutto tocca a noi, voi che siete qui, e cioè l'apostolato laicale. Don Angelo è stato un uomo grandemente attento alla promozione, oggi la chiamiamo così, alla promozione del laicale. Mi riferisco all'Azione Cattolica, mi riferisco alle ACLI, agli Scout, all'Unitalsi, alle diverse iniziative nel territorio che poi dall'ambito parrocchiale sono passate all'ambito cittadino prima e anche diocesano. Questa nostra diocesi nel 1967, siamo a 2 anni dalla conclusione del concilio, fece un grande convegno dal titolo La comunità parrocchiale dopo il concilio, missioni del clero e dei laici.
Bene, in questo, negli atti di questo convegno ci sono rappresentati e riportati tutti i partecipanti delle parrocchie dell'intera diocesi. La parrocchia con più partecipanti è quella di Sant'Eusalio, 23 partecipanti, più ancora di altre parrocchie che avevano un numero di abitanti certamente, se non le tre volte, certamente due volte maggiori di quella della parrocchia di Sant'Eusalio. Ora, tutto questo è molto importante. Perché? Perché ci fa vedere qual era l'attenzione non solo a costruire una comunità ecclesiale nei suoi elementi fondamentali che abbiamo ricordato, ma a promuovere quella lievitazione del tessuto della vita delle persone, la realtà familiare, la realtà culturale, la realtà sociale, le esperienze caritative, in cui la realtà di fede, quella che si nutre nell'ascolto della parola e nella celebrazione dell'Eucaristia, evidentemente fermenta e promuove il rinnovamento dell'intera esistenza. Ecco, questa è una scelta ben radicata e credo che sì, tutte le iniziative sul piano in particolare dell'Azione Cattolica, lui è stato ecco anche assistente diocesano della gioventù femminile, siano le realtà che hanno portato poi queste acquisizioni a contatto con tutte le realtà del territorio diocesano. Io ricorderò, dopo Don Angelo Fasciolo, Don Angelo Pietrucci, le sere, i cammini per le gare di catechismo, per la promozione delle associazioni nell'ambito territoriale nostro diocesano. Ed è un merito indubbio. Quelle grazie Signore cui facevo riferimento all'inizio, che è la sua composizione musicale, e ce lo richiama. Queste, non mi dilungo, le note della sua vita. Ora, le note delle sue composizioni ce le farà sentire e ce le illustrerà il maestro carissimo a Alessandro Nisio. Ma io vorrei chiudere con un ricordo, fatto prima quello di Sesbrod con l'Ite Missa Est legato alla sua composizione. Ne vorrei fare un altro brevissimo sull'oggi. Oggi noi siamo qui 29 di dicembre e facciamo questa memoria. Il 29 dicembre del 1170 venne ucciso nella cattedrale di Canterbury Thomas Becket, e su quella tragedia uno dei poeti più grandi del secolo XIX, Thomas Eliot, ha scritto Assassinio nella cattedrale. Mi ha fatto colpo, leggendolo, perché è un testo che io leggo ogni anno in occasione del 29, che nei vari cori che Eliot fa per questa solenne memoria, l'ultimo si esprime così: mentre viene cantato un Te Deum in latino da un coro in lontananza. E siccome noi abbiamo cantato tanti anni il Te Deum di Don Angelo a conclusione del nostro anno in cattedrale, questa nota mi ha detto: ma mentre si canta questo Te Deum, l'ultimo dei cori dell'assassinio nella cattedrale dice così, leggo due strofe: noi ti lodiamo Dio per la tua gloria che si dispiega in tutte le creature della terra,
nella neve, nella pioggia, nel vento, nella tempesta, in tutte le tue creature, nei cacciatori come nelle prede, perché tutte le cose esistono solo in quanto tu le vedi, solo in quanto tu le conosci, e tutte le cose esistono solo nella tua luce. Questo coro che canta e che ha in sottofondo il Te Deum nel testo Assassino nella cattedrale di Thomas Eliot, mi pare che lo possiamo tradurre anche a questo nostro 29 dicembre del 2012, perché facciamo risuonare un Te Deum Laudamus raccogliendo le note della vita di questo nostro illustre fratello, amico, sacerdote reatino, e anche raccogliendo la densità del suo messaggio. Sono le note della vita. Quelle della composizione avremo modo di ascoltarle